divisa e si tira a sinistra e si tira a sinistra e gol e si tira a sinistra e gol e si tira a sinistra e gol e si tira a sinistra e si tira a sinistra e si tira a sinistra e gol. Oggi è una giornata per Sinisa, siamo qua tutti per Sinisa e viva Sinisa, forza Sinisa, ce la farà. Come allenatore è importante che si avvicini alla squadra, però prima di tutto viene la sua famiglia, la sua persona, i suoi cari, la sua vita soprattutto. L'importanza di essere qui oggi è dare la nostra testimonianza a un uomo che è stato molto importante per la nostra squadra e per la nostra tifoseria. Ha dimostrato tante volte di essere un combattente, un uomo di passione che ha sempre cercato di portare avanti la sua filosofia e spero che riesca ancora una volta a farlo. Siamo qui per dare il nostro piccolo contributo sperando che qualcosa di miracoloso avvenga nella sua vita. È stata durissima perché io non conosco Sinisa Mihai Luis purtroppo, ma era come se si fosse ammalato una persona di casa. E purtroppo io ho appena avuto una persona di casa che è deceduta per una di queste malattie e so che cosa voglio dire. Faccio questo pellegrinaggio per Sinisa, ma penso che tutti i bolognesi quando hanno un problema in casa, in famiglia, di salute o così, vadano a San Luca proprio per chiedere una grazia, per chiedere anche la forza di affrontare la malattia. E San Luca per i bolognesi credo che sia tutto. Quando si arriva da un viaggio e si vede la Madonna di San Luca si dice ecco siamo a casa. Speriamo che le nostre preghiere e il nostro atteggiamento sia ascoltato. Era un grande guerriero, credo che abbia ancora la razza nel cuore sicuramente. Abbiamo vinto con uno scudetto con lui, sempre una grande bandiera, poi bella la schiettezza che è sempre l'immediatezza nelle risposte, la sincerità della persona è molto apprezzabile. Una cosa così che poi lui ha deciso di rendere pubblica e è giusto se riusciamo a portare parte della sua sofferenza, del suo dolore, oggi lo mettiamo davanti alla Madonna e questo già è una grande cosa e speriamo che questo porti un cambiamento. Spesso il mondo dello sport è un mondo dei tifosi, è un mondo di una comunità, che ho fatto già esperienza di una comunità che si aiuta, di una comunità solidale, se c'è uno che ha bisogno, in genere all'interno delle fosse, delle curve, ci si dà una mano gli uni con gli altri, per cui è tutt'altro che un mondo soltanto esclusivamente negativo, anzi, il mondo dei tifosi è un mondo, penso, straordinario anche. Spero che provi l'affetto di tutto un popolo. Questa mattina attorno e accanto al popolo dei tifosi bolognesi e dei cittadini bolognesi c'è anche una presenza di tifosi della Lazio, alcuni saranno fisicamente presenti, altri mi hanno voluto consegnare questa maglia per lui e faremo in modo di portargliela, è con il numero 11 di Mihajlovic e sul davanti c'è questa scritta e se tira Sinisa ai gol, perché questo è il coro che i tifosi della Lazio riservano al mister ogni domenica.